Beviamo, è d'oro verde di Trombolini. Qui siamo nella zona del Verdicchio, uno dei vini diciamo un pochino più inflazionati negli ultimi anni, grazie al grandissimo successo della famosa bottiglia Anfora degli anni 80, che è stato sì un fenomeno che ha riempito un po' il mondo di quel vino, però l'ha un po' eccessivamente diciamo reso popolare a scapito di quella quantità, come è successo al Soave, al Gavi, anche alla Vernaccia San Gimignano, insomma una cosa in cui italiani l'orvieto, siamo molto bravi, no? A trovare una piccola cosa, poi dice guarda come si vende bene, farne una quantità enorme e alla fine ci sono i problemi, sono i soliti, scarso prezzo per le bottiglie, qualità che si abbassa, il consumatore si accorge che non è che un vino lo fa in 2 milioni di bottiglie e poi lo fa in 20 milioni è buono uguale, cioè ovviamente per fortuna non è possibile. E quindi ecco, il Verdicchio sta negli ultimi anni diciamo attraversando una seconda giovinezza fatta di giovani o più o meno giovani produttori che ci lavorano. Soprattutto il Verdicchio è un peccato che sia stato passato come vino appunto così da pizzeria o da fritto, quello che c'è, perché è un vino, uno dei vitigni più interessanti italiani, uno dei vitigni più longevi, ci sono dei riserve di Verdicchio che durano 20, 30 anni, 40 anni, è un vino impressionante, è un vino versatile che dà dallo spumante al passito, è un'uva molto particolare, ha una buccia con profumi anche abbastanza particolari, riconoscibili, la mandorla, un floreale molto particolare. Il problema è chiaramente se lo fai in tantissime bottiglie poi l'effetto è quello del tavernello, no? Cioè un vino bianco X che non ha nessun legame col territorio. Invece questo è un Verdicchio di Castelliese 2012, dicevo il profumo di fiore bianco, no? In questi giorni c'è gelsomino, tiglio, un po' anche la robinia, hanno questo profumo molto dolce, molto fragrante e nel Verdicchio ce lo sentiamo molto, molto bene. Le note anche di pesca bianca, frutti a polpa bianca, comunque molto, molto solari, molto estivi. A berlo, ecco, sentite, è un vino in realtà che ha una sua, non è un vinello, è una struttura piuttosto interessante, un corpo abbastanza deciso, del resto nel piatto non avete cose banali, insomma c'è un cipreino, ci vuole un pochino di sostanza nel bicchiere. E poi siete in finale, piuttosto lungo, questa nota di mandorla che rimane, anche un po' di frutta secca, che in bocca rimane per diversi secondi. Questo non è decisamente il classico Verdicchio, immagino che uno compra 2,30 euro sullo scaffale, insomma si sente che c'è una dinamica in più. Non è comunque un vino carissimo, quindi insomma diciamo, non lo tutti i giorni, ma ci si può permettere, ed è, ecco, rappresenta un'idea che questo concetto del vino libero porta anche un po' a riscoprire quelle che sono le tipicità delle denominazioni, anche quelle più apparentemente inflazionate che tutti pensano di conoscere. Buon appetito. Grazie.